È meglio investire in borsa ad agosto o a settembre? È una scelta sensata disinvestire tutto d'estate e godersi le vacanze sotto l'ombrellone per poi tornare a settembre o non ha assolutamente senso? Il settore energetico va acquistato a gennaio o a ottobre? Ma soprattutto, tutte queste cose fanno differenza? Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto, avete visto? Siamo finalmente nel nuovo set. Sono molto molto contento, ci ho messo un sacco a impostare tutto, luci, videocamera nuova, infatti spero si veda la qualità. E vabbè, niente, semplicemente per dirvi che sono molto contento. Questo è solo uno dei tanti passi che faremo durante quest'anno per crescere, crescere sempre di più. E ovviamente in tutto questo colgo di nuovo l'occasione per riringraziarvi per l'ennesima volta, perché tutto questo è possibile anche grazie al vostro supporto. Ok, detto ciò, andiamo al nostro video. La risposta a tutte le domande che vi ho fatto non vi piacerà ed è: non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno Warren Buffett, e se qualcuno dovesse saperlo, il giorno dopo probabilmente diventerebbe ricco. Ma quindi non ci sono risposte, possiamo chiudere il video qui? Beh, risposte sicure non ce ne sono, però possiamo comunque fare qualche riflessione, secondo me, utile. Uno dei modi più utilizzati per rispondere a domande di quel tipo è quello di guardare la stagionalità. E sì, come ricorda la parola, stagionalità in un certo senso ha a che fare con le stagioni, non dal punto di vista di foglie che cadono o fiori che fioriscono, ma comunque è un susseguirsi regolare di eventi lungo un periodo di tempo. Sappiamo infatti che d'inverno c'è sempre l'inverno, l'inverno è fatto così, è sempre fatto con temperature fredde, cadono le foglie, cose del genere, quindi possiamo aspettarci che d'inverno accadrà quella roba là. Non è l'unica stagionalità a cui siamo abituati. Ad esempio, i cicli della Luna, il ciclo del Sole. Sappiamo che tendenzialmente ogni 24 ore il Sole gira e quindi c'è il corso di una giornata. Voi direte: vabbè, ok, ma cosa c'entra sta roba col mercato azionario? Cioè, è ovvio, c'è il Sole e quindi io cosa devo comprare? Facciamo subito un esempio pratico e prendiamo il mais. Se osserviamo l'andamento medio dei prezzi del mais negli ultimi 37 anni, quindi ho preso un periodo abbastanza lungo, si osserva un pattern abbastanza chiaro. Vediamo che i prezzi per tutta la prima parte dell'anno salgono in modo abbastanza anche importante, soprattutto inesorabile, senza grandi cali, fino ad arrivare a fine giugno. A questo punto i prezzi iniziano una vertiginosa discesa per stabilizzarsi intorno a settembre e così via fino alla fine dell'anno. Questo grafico che state guardando è appunto la media dell'andamento del mais durante gli ultimi 37 anni. Non significa che ogni anno il mais fa così, ma che tendenzialmente, mediamente, ogni anno il mais ha un andamento simile. Ma perché? Nel caso di singoli prodotti è piuttosto facile dare la spiegazione a questi fenomeni, perché ci sono poche forze in gioco coinvolte. Parliamo sempre di mais. Negli Stati Uniti il mais viene seminato circa intorno a maggio e si raccoglie intorno a ottobre. Ogni anno è più o meno a sé, magari si va nella prima parte del mese un anno, nell'ultima parte del mese in un altro anno, però tendenzialmente c'è una regolarità nei cicli di semina. E questo fa sì che ogni anno ci siano più o meno gli stessi equilibri tra domanda e offerta negli stessi periodi. Per capirci, quando il mais viene raccolto, il mercato viene inondato di nuova materia prima e questo avviene appunto più o meno verso ottobre. A questo punto aumenta tantissimo l'offerta, ma la domanda non cambia particolarmente, quindi il prezzo tende a diminuire. Prima della raccolta il mais invece piano piano finisce e quindi l'offerta diminuisce, la domanda di nuovo rimane più o meno sempre la stessa e allora i prezzi salgono. Sappiamo però che le borse si muovono sempre con un certo anticipo, infatti il grafico che vediamo non è a ottobre i prezzi iniziano a crollare, ma i prezzi iniziano a crollare già a fine giugno. Questo perché a circa un mese e mezzo dalla semina già si è in grado di capire se il raccolto andrà bene oppure no. Quindi appena iniziano a esserci delle prospettive di un buon raccolto, mentre prima si parlava di incertezza, allora ecco che i prezzi iniziano a calare. L'esempio che vi ho fatto sul mais è uno dei più semplici che mi è venuto in mente, ma ce ne sono tantissimi altri e di nuovo anche i più disparati. Pensate a tutte le materie prime energetiche che non si muovono su cicli di semina o roba del genere, ma sulla temperatura, sul meteo. Infatti, spesso le materie prime sono collegate all'andamento delle temperature esterne. Nessuno ci garantisce che ogni anno questi asset che stiamo guardando avranno lo stesso andamento. Di nuovo, è una linea di massima. Guardiamo di nuovo al mais, non ne potrete più a fine video. Nel 2020 l'andamento del mais è stato quasi l'opposto della media storica, con un picco a fine anno.
E te credo, non è stato un anno ordinario. Già abbiamo parlato nel video dell'inflazione di cosa è successo a tutta la componente agricola, comunque è stato un anno completamente diverso dalla norma. Il 2019 invece è stato un anno piuttosto medio, con il classico picco in estate per poi ricrollare. Ripeto, perché voglio essere chiarissimo, non conta osservare il comportamento di un singolo anno, ma bisogna farlo su archi di tempo molto lunghi per essere più affidabile. La stagionalità, ed ecco che ci arriviamo, si può utilizzare anche nel mercato azionario. Guardiamo ad esempio l'indice più citato e più famoso di tutti, lo Standard & Poor's 500. Se osserviamo la media degli ultimi 20 anni, questo indice è cresciuto mediamente del 7% annuo, ma la sua crescita non è stata uniforme durante tutto l'anno, ma è stata concentrata in due particolari periodi, tra marzo e aprile e tra ottobre e dicembre. Se ci basiamo sui dati storici, i momenti migliori per acquistare sono quindi stati metà marzo e inizio ottobre, in modo tale da catturare questa crescita. E il momento migliore per vendere, per stare fuori dal mercato, sarebbe stato, di nuovo secondo il passato, tra maggio e ottobre, in cui i rendimenti erano molto bassi. Un'altra cosa curiosa è che a metà marzo e a inizio ottobre si assiste ai livelli di VIX più alti. Il VIX è un indice che misura la volatilità attesa. Questo ci fa capire che gli ingressi che negli ultimi 20 anni hanno garantito maggiori rendimenti sono stati comunque accompagnati da una certa dose di incertezza. Sembrano quindi confermare la teoria del rischio collegato al rendimento. Molti altri indici basati sulle azioni americane, come Dow Jones o Russell, confermano una maggiore crescita nelle due finestre marzo-aprile, ottobre-dicembre. L'Europa segue a ruota le borse americane e questo trend è confermato anche per l'Asia. Non funziona così bene in India o in Brasile, ma in questi casi, mia personale opinione, credo che sia l'inflazione a oscurare il reale ciclo stagionale che c'è sotto e crea quindi una sorta di crescita continua. Ora, domanda delle domande, ma perché c'è la stagionalità nelle azioni? Cosa accadrà mai a ottobre che le azioni iniziano a impennarsi? Non c'è nulla del tipo semina, temperature esterne, a meno che gli investitori d'estate non si addormentino sui computer e quindi il mercato non si muove, però non credo sia legato a quello. La mia risposta non vi piacerà. Non lo so. O meglio, non è così semplice rispondere. Punto numero uno, tanto per cominciare, la stagionalità è cambiata nel tempo. Se osserviamo ad esempio questi due grafici, vediamo due diverse stagionalità del Dow Jones, una degli ultimi anni e un'altra di anni precedenti, e sono abbastanza diversi. Quindi quello che accadeva prima non accade più adesso? Ma cos'è cambiato di così tanto? Le borse americane sono sempre quelle. Numero due, le forze di un mercato azionario, soprattutto mercati globali, sono tantissime, non certamente una come quando si semina. Pensare quindi di uscirsene con una spiegazione, un fenomeno che fa sì che le borse si muovano così, è un po' azzardato o perlomeno un po' presuntuoso. C'è chi dice, ad esempio, e sostiene fermamente, che il rally di fine anno da novembre, dicembre e così via sia legato al fatto che molti si aspettano che a gennaio i grandi fondi riprendano ad investire in modo massiccio e quindi si investe prima per evitare di investire dopo quando investono tutti. Però questa è un'ipotesi, ce ne sono mille altre, tutte diverse, e se ve le dovessi elencare tutte non finiamo più. Ma allora a cosa serve la stagionalità se non riusciamo neanche a capire cosa ci sta sotto? Beh, chiaramente se siamo degli investitori e quindi investiamo a livello fondamentale cercando il perché, il per come delle cose, a niente. Per me, che sono un investitore, non mi interessa sapere che mediamente da ottobre a dicembre le borse salgono. Se a ottobre riterrò che c'è un'azienda sottovalutata, ci investo. Ma se invece parliamo di giugno, ci investo lo stesso. Discorso diverso se vogliamo fare gli speculatori, quindi se vogliamo fare dei trade, se vogliamo fare trading. In quel caso, il passato, lo ripeto, non ci garantisce niente, ma in un certo senso, unito ad altri elementi della nostra strategia, può aggiungere qualcosina, aggiungere probabilità di successo. E per farlo nel modo migliore, dovremmo cercare innanzitutto di guardare il grafico di quest'anno rispetto alla stagionalità di anni passati. Per esempio, torniamo al mais. Nel 2021 il mais sta seguendo un andamento abbastanza simile a quello classico, quindi dal punto di vista di trading, speculazione, posso aspettarmi che l'anno proseguirà nel suo classico concludersi, quindi adesso dopo l'estate inizierà a crollare. Se invece i due grafici sono molto diversi, allora per me è irragionevole o perlomeno improbabile aspettarmi che a un certo punto dell'anno si inizi ad andare come si è sempre andati. Quindi prendete il grafico attuale di quest'anno, confrontatelo con il grafico della stagionalità degli ultimi 20-30 anni, vedete quanto combaciano per la prima parte dell'anno. Se combaciano è una probabilità
in più di successo che si può aggiungere ai vostri elementi della vostra strategia, altrimenti nulla di fatto. Ci tengo però a ribadirlo, questa cosa non è per gli investitori. A meno che voi non siate dei geni, a meno che voi non abbiate avuto un colpo di genio e siate riusciti a capire qual è quello che sta dietro a tutto questo, non investite con la stagionalità, non ha senso. Nemmeno per materie prime o comunque cose che, ripeto, sono più semplici, o perlomeno i suoi cicli stagionali sono più semplici. Volete speculare? Allora spero con questo video di avervi dato un elemento in più da aggiungere alle vostre analisi. Ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere se conoscevate i cicli stagionali e alcuni personalmente li ho trovati anche molto interessanti, come quello del mais o di altre materie prime. Se volete potrei pensare di approfondirne altri, magari suggeritemi qua sotto su cosa vi interesserebbe. Inoltre ragazzi, cosa ne pensate del set? Di nuovo, un bel mi piace se avete apprezzato. Per questo video è tutto, io vi saluto e al prossimo video.